Matteo, direi di entrare subito però nel vivo di un altro capitolo importante, quello del ciclismo, perché con Michele Bufalino di velobike.it vogliamo approfondire ovviamente anche una tappa intensa del Tour de France che ha visto vincere davvero neanche di mezza ruota Cadel Evans su Alberto Contador. Ciao Michele, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Sportiva. Ripartiamo da questa tappa che non ha sconvolto praticamente niente, ma ha già messo in mostra soprattutto le unghie di chi vuole arrivare in fondo. Evans, Schleck, Vinokurov, Contador e poi Unushov clamorosamente davanti coi primi. Dunque, sì, è stata una tappa che, come avevamo preannunciato ieri in un altro collegamento, era adattissima a Gilbert, ma anche a Evans, che si conferma essere un corridore che nella prima settimana è sempre meglio di sé, e infatti oggi era il suo arrivo. Ha provato, anche con un po' di sfortuna all'inizio, prima un necessitato dell'oliatura della bicicletta, poi una foratura, ma è rimasto sempre davanti e ha vinto di veramente pochi centimetri al photo finish su Contador, che aveva anche alzato le braccia per decretare la sua vittoria, ma in realtà la gara è andata ad Evans. La Lotto aveva messo davanti subito i suoi uomini per Gilbert, ottimo veramente a chiudere sulla fuga, però diciamo un'andatura molto alta dei Vigili che si sono mossi ha fatto sì che in pratica Gilbert non fosse riuscito a fare quella sparata classica nelle sue possibilità per vincere la tappa. Da segnalare che alcuni big hanno perso qualche secondo. Andy Schleck ha perso 8 secondi, Kunego anch'esso 8 secondi e Basso 6 secondi, quindi Contador, che è arrivato secondo con Evans, ha comunque rosicchiato qualcosa che poi vedremo nelle grandi montagne. Eh sì, è stata sicuramente una tappa importante. Gli italiani, andiamo a analizzare anche questi con Michele Bufalino. Matteo, ci sono curiosità importanti che vogliamo sapere soprattutto sui due migliori che non hanno insomma stupito, soprattutto Basso e Cunego, ma sì, per anche capire soprattutto quanto insomma può essere indicativa la tappa di oggi, il primo test con un primo strappo in salita, quanto insomma può davvero rappresentare il faro e la fotografia della situazione e della condizione attuale anche di Cunego e Basso. Beh sì, diciamo è stata una tappa nella quale Basso è arrivato tredicesimo, quindi comunque sappiamo che in questi arrivi dove ci sono comunque brevi salite ma veloci lui non ha quello spunto, perché lui è più adatto a salite lunghe, però si è comportato bene, si è difeso, ha perso 6 secondi per un buco che c'era praticamente i primi che sono arrivati al traguardo. Sappiamo che dopo i 16 metri la giuria assegna i distacchi, altrimenti tutti entrano nello stesso tempo, e quindi Basso è rimasto qualche metro attardato e ha preso 6 secondi. Invece Cunego, sfortunato a inizio tappa, è caduto una piccola discoliazione al gomito, però niente di grave, è rimasto sempre davanti, è arrivato 14esimo, quindi devo dire che Cunego pure si è comportato abbastanza bene, anche lui probabilmente con il passare delle tappe raggiungerà quello stato di forma che potrebbe insomma favorirlo, ma ovviamente confidiamo per la classifica generale soprattutto su Ivan Basso. Non c'è dubbio. Michele Bufalino, velobike.it, grazie per essere stato con noi in diretta Radio Sportiva, buon lavoro, appuntamento ai prossimi giorni. Grazie a voi, arrivederci. E con questo abbiamo anche concluso con Michele Bufalino, velobike.it, l'approfondimento su questa quarta tappa del Giro d'Italia. Passiamo anche Marco dalla voce dei protagonisti. Eh sì, la voce di un grande protagonista, chi per qualche millimetro ha vinto, ma che siano millimetri, che siano metri, che siano chilometri, conta comunque, almeno al fine della singola tappa. Cadel Evans ai microfoni della RAI e del collega Pancani, sentiamolo. Ricordava adesso dei problemi avuti negli ultimi chilometri con il cambio, ringraziamento per la squadra che gli ha permesso di tornare su. Nessun problema al fatto di non aver preso la maglia gialla, perché comunque contento per la vittoria. Ancora un ringraziamento per la squadra, in effetti è vero, perché in situazioni del genere non è facile, è stato costretto per due volte ad andare in fondo al gruppo, ringraziamento per la squadra che lo ha poi aiutato, come dicevamo noi, considerando che l'asfalto era bagnato e che la strada era stretta ed era estremamente pericolosa, lo ha aiutato a risalire il gruppo. Dobbiamo commentare l'esito della quarta tappa che si è svolta oggi e che ha visto la vittoria di Cadel Evans con lo sprint su Contador, veramente al photo finish, Vinokurov terzo, gli italiani
Basso a 6 secondi, Kunego a 8 secondi e la classifica che di fatto non cambia perché Uchovd ha mantenuto la maglia gialla con un secondo proprio su Evans, 4 su Frank Schleck, via via tutti gli altri, Basso a 1.03, Kunego a 1.12 e Alberto Contador che rimane il più lontano dei big perché è distaccato di 1.42. E allora cominciamo ad analizzare tutto con gli amici di velobike.it. Maurizio Nassi, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi e soprattutto buonasera a tutti i ragazzi. Sentiamo un po' basso in verità. Comunque una tappa oggi fatta da Evans allo scadere. Diciamo che non è che è stata una sorpresa, perché se guardiamo l'ordine d'arrivo sono tutti quelli che poi fra qualche giorno cominceranno a giocarsi in maniera seria per questo Tour de France. Se io l'ho detto in tempi non sospetti, però dico per me Evans è il mio favorito per quanto riguarda la vittoria finale del Tour. Insomma, un favorito Evans d'obbligo. Cerchiamo di ripristinare il collegamento perché abbiamo un fastidiosissimo rientro in cuffia nella chiamata con il collega Nassi di velobike.it. comunque Uchovd, dicevamo, sempre maglia gialla. Facciamo così nel ripristinare il collegamento con l'amico di velobike.it, ascoltiamoci proprio Uchovd, la maglia gialla, perché poi ripartiremo anche dalle voci degli altri protagonisti. Malarai, uno che nessuno quest'oggi si attendeva ancora con la maglia di leader del Tour de France, ha parlato così: era davvero dura, ha detto, poi su Contador può vincere il Tour de France. Insomma, il velocista che oggi si è dimostrato anche passista, scalatore. Oui, exact. Je savais, le dernier boss était dur, mais il était vraiment dur. Era sui miei limiti, c'erano 15 corridori, là nel finale è stata davvero dura, ma ce l'abbiamo fatta. Essere lì davanti per Contador significa che vuole vincere il Tour. Ho parlato prima della tappa con Philippe Gilbert, che se lo aspettava. Contador ha conferma di quello che Philippe Gilbert ci ha detto ieri ai nostri microfoni. E se c'è un corridore come Contador lì davanti, vuol dire che può vincere il Tour. Il montre che il è davanti e il è prêt pour gagner le Tour. Questo Uchovd ancora maglia gialla, davvero per un'inezia nei confronti di Cadel Evans, un secondo in classifica. Maurizio Nassi, vediamo se il collegamento adesso funziona con il collega di velobike.it. Io vi sento molto bene. Eccoci, adesso anche noi ti sentiamo molto bene, avevamo un ritorno in cuffia, un piccolo problema tecnico, adesso tutto risolto grazie al nostro Emanuele Castellani. Alla parte tecnica, dicevamo di Evans che è sempre tra i favoriti, no, per il Tour, ma Uchovd così te lo aspettavi? Sinceramente no, diciamo che comunque la maglia fa miracoli, cioè Uchovd voleva questa maglia gialla, aveva la possibilità di indossarla con la prima squadra, ce l'ha fatta, adesso lotta finché può, anche perché lo star davanti porta i punti per la maglia verde, visto che ieri fra sia lui che Cavendish sono stati retrocessi e quindi hanno perso quel piccolo bonus su chi non aveva fatto lo sprint intermedio, e Uchovd sta là, anche perché diciamo che non hanno grandi speranze per quanto riguarda la classifica, perché forse il migliore di loro è David Miller, che può aspirare a arrivare nei 10 assoluti ma non molto più avanti, quindi la squadra è sicuramente votata alla maglia gialla del campione del mondo attualmente e a Tyler Farrar, che già ha fatto vedere quello che è capace nelle volanti. Sì, assolutamente. E per quanto riguarda invece gli uomini di classifica, ti chiediamo anche un giudizio. Ci hai già parlato di un Evans che ti è piaciuto moltissimo e che rimane il tuo favorito, magari più e meno anche da questo punto di vista nella tappa di oggi, a cominciare magari dagli italiani. Basso e Kunego non sono riusciti a stare nel primo gruppetto, hanno perso non tantissimo, 6-8 secondi, mentre invece direi fra i big, poi magari ne aggiungi altri o confermi o smentisci la nostra impressione, Contador che aveva bisogno di una reazione e che ci ha provato almeno a reagire. Sì, beh, partiamo da Basso e Kunego. Allora, Kunego non è un corridore da questo genere di finali. Non dimentichiamoci che ha vinto l'Amstel Gold Race sul Kauberg, però un conto è una grande classica preparata in un certo modo, un altro è star dentro una corsa a tappe e riuscire a giocarsi con i big della classifica un arrivo abbastanza impegnativo come quello di oggi. Basso è completamente un altro tipo di corridore rispetto a questi finali. Basso non lo vedremo mai sul muro di Wien, non lo vedremo mai su strappi secchi e piuttosto pendenti come quelli di oggi. È vero che ha vinto sullo Zoncolan, ma lo Zoncolan è una cosa ben diversa. Quindi diciamo che l'essere rimasto insieme a Joachim Rojas ed essere diciamo nel mirino di Andy Schleck
direi che rispetto a quello che ha fatto vedere alla cronometro è sicuramente migliorato in questi giorni. Cunego non lo vedo come un uomo da corsa a tappe, non l'ho mai visto, al di là che abbia imbarcato che è un Giro d'Italia, quindi credo che gli converrebbe puntare sulle tappe, ma non sono queste le sue. Su Contador avrei da dire un qualcosa di diverso da quello che sento dire da molti. A me oggi non è piaciuto molto vedendolo in faccia Contador. Ho visto un atleta che andava a cercare la vittoria di tappa semplicemente per dimostrare anche a se stesso di essere quello del Giro d'Italia, che secondo me non è. A proposito, ti volevo chiedere una cosa sugli italiani, perché noi ci fermiamo sempre a basso Cunego basso. Il terzo in classifica è Ivan Santaromita, che è, come si suol dire, esimo, no, nella classifica generale. Si limita davvero a questi due il ciclismo italiano quest'oggi, è 63esimo. Santaromita, tra l'altro, è un gregario di Evans. Santaromita è un buon atleta, come altri ottimi atleti abbiamo italiani al Giro d'Italia, già al turno. Non ci dimentichiamo di Sabatini, che ieri insieme a Daniel Oss hanno provato a rompere le uova nel paniere ai treni più importanti, perché sono solamente in due, mentre gli altri hanno dei treni abbastanza folti in quanto a vagoni. Santaromita è comunque un ragazzo che lo scorso anno è arrivato secondo al campionato italiano, quest'anno si è giocato lo stesso in finale. Però sono atleti che possiamo definire di seconda fascia, sono atleti che sono al servizio di campioni o comunque di altri corridori che sanno fare risultati diversi. Diciamo che noi al Tour abbiamo due ottimi corridori, perché Basso non lo si scopre oggi e neanche Cunego, però che non sono secondo me adatti. Cunego per il Tour, Basso non è in condizione, anche con la complicità della caduta che ha avuto sull'Etna, che gli ha fatto perdere almeno una settimana, 10 giorni della programmazione che aveva fatto per la sua preparazione, e ovviamente è un attimino indietro, anche perché domenica lo ha dichiarato lui stesso dicendo che sono andati piano nella cronosquadra perché lui faceva fatica a tenere il ritmo e quando andava in testa non riusciva a rilanciare la lotta. Ecco Maurizio, a proposito di Basso, sentiamolo come ha parlato ai microfoni della Rai, poi in conclusione ti chiediamo una presentazione anche della tappa di domani. Intanto Basso alla Rai. Ci sono anche oggi, questi non sono arrivi adatti alle mie caratteristiche, oggi era un giorno per me così che dovevo cercare di limitare i danni, sono salito col mio passo cercando di mantenere la ruota di quelli che salivano con una velocità che potevo tenere. Io credo che tutto sta andando bene, abbiamo perso, come ho detto, qualche secondo di troppo nella cronometro squadre, però il Tour è molto molto lungo, quindi bisogna arrivare molto forti dalla metà in poi. Te lo aspettavi un Contador così? Il finale oggi? Ma guarda, Contador, Evans e Andy Schleck sono i tre corridori credo più forti che ci sono, e non è una novità che su un arrivo così possano fare la differenza. Io credo che chi vincerà questo Tour o chi andrà sul podio lo vedremo da Loser Eden in poi. Io credo che in questo momento Evans ha dimostrato di essere il più forte di tutti degli uomini di classifica, però credo che non è così significativo e non così scontato che lui possa mantenere questa forma fino alla fine del Tour. Queste le parole di Ivan Basso ai microfoni degli amici e colleghi della Rai con Maurizio Nassi di velobike.it. chiudiamo questo nostro mini processo alla tappa anche andando a capire un po' quello che potrà succedere domani. Quinta frazione Carré Cap Fréhel, 164,5 km, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io credo che cambierà la maglia a pois, perché essendoci un altro Gran Premio della Montagna di quarta categoria è probabile che cambi la maglia a pois. Per quanto riguarda la classifica non vedo grandi discussioni. La tappa che si presta a delle fughe, come del resto al Tour è una cosa normale, vedo che è abbastanza vallonata nel finale, ma non penso che ci saranno grossi sconvolgimenti alla classifica, anche perché vorrei sottolineare un aspetto: al Tour finalmente non ci sono gli abbuoni. Con gli abbuoni la tappa di oggi avrebbe fatto indossare la maglia gialla a Evans al quarto giorno abbastanza presto, oppure a Contador, rispetto a quelle che sono le aspettative per vincere il Tour. Insomma, vedremo anche poi. Sì, in conclusione, Maurizio.
credo che bisognerebbe farlo anche alla Vuelta al Giro, di togliere gli abboni sotto questo punto di vista. E insomma, vedremo anche quali saranno gli sviluppi, una tematica sicuramente molto interessante. Maurizio Nassi, velobike.it, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto, ovviamente sempre con il nostro e il vostro portale di riferimento quando si parla di ciclismo. Ciao Maurizio. A risentirci.